Lo stadio Marco Tomaselli è di nuovo al servizio delle società sportive Deniseni. Infatti stamani è stato inaugurato il nuovo campo dopo la fine dei lavori e dopo una lunga vicenda che finalmente si è conclusa con l'apertura dell'impianto sportivo. Alla presenza del sindaco Roberto Campino e l'assessore allo sport Fabio Caracausi, con la presenza di alcune società sportive, lo stadio Tomaselli rinasce a nuova vita ed è pronto ad aprire i battenti. Oggi riapriamo questo impianto dopo questi mesi di lavori, tra l'altro anche abbastanza travagliati per le note vicende che sapete, però insomma stamattina è sicuramente emozionante venire qui con tutti gli amici dello sport che sono intervenuti, le federazioni, per poter comunque dare questo nuovo corso all'impianto Marco Tomaselli. Che dire, l'impianto di ultima generazione col doppio tappetino che dà la possibilità di omologa sia per il calcio che per il rugby, e chiaramente oltre il rifacimento delle piste atletiche leggere che consentiranno, fino a che non andremo a completare i lavori con un finanziamento di 635 mila euro che avremo decretato nei prossimi mesi, di poter comunque anche rimettere a nuovo totalmente anche le piste dell'atletica. Le categorie di utilizzo al momento sono fino alla Serie D, e questo chiaramente predispone anche per il calcio. Chiaramente per il rugby non ci sono dei vincoli particolari. Questo predispone chiaramente che l'impianto abbia comunque una grande valenza, un grande interesse regionale o chissà anche magari nazionale. Ha una capienza di 4.500 posti, quindi con la funzionalità completa sia della tribuna che delle due curve, e questo chiaramente fa sì che l'impianto possa essere comunque utilizzato anche per altro genere di eventi.